Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo cosa hanno pronosticato i qualificati alla seconda fase della puntata numero 10 del Club della Scommessa. Dovevano pronosticare con un commento due partite a testa dei campionati principali, come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania e Italia Serie A Serie B, con quota non inferiore a 1,45 che giocheranno questo fine settimana da venerdì 15 a lunedì 18 marzo. Chi non ha commentato il proprio pronostico entro le 14 di oggi, oppure ha pronosticato una partita già pubblicata da un altro prima di lui, sarà automaticamente eliminato e non parteciperà alla seconda fase di questo gioco del Club della Scommessa numero 10. Ma adesso andiamo a vedere cosa hanno pronosticato i partecipanti ancora in gioco. Io intanto ho preparato l'elenco verificando le quote sul sito www.scommettendo.it. Il primo partecipante, di Corato Giovanni, ha pronosticato Spal Roma over 1,5 ospite a 1,71 e Benevento Spezia 1 over 2,5 a 3,30. Poi abbiamo Carlo Rizzi che ha pronosticato Villarreal Vallecano 1 a 1,58 e Verona Ascoli 1 a 1,80. Poi abbiamo Angelo Di Corato con Lyon Montpellier 1 over 1,5 a 1,65 e Francoforte Norimberga 1 over 1,5 a 1,55. Successivamente abbiamo Cosimo Di Vicaro con Burnley Leicester gol o over a 1,57 e Atletico Bilbao Atletico Madrid 1 o over o gol a 1,45. Poi abbiamo Giuseppe Liberti con Genoa Juventus 2 a 1,58, Everton Chelsea 2 a 1,95. Poi abbiamo Andrea Campese con Milan Inter 1x e under 3,5 a 1,65 e Sassuolo Sampdoria x2 a 1,53. Poi abbiamo Fabio Crudele con Cagliari Fiorentina dispari a 1,95 e Torino Bologna dispari a 1,95. Successivamente abbiamo Vincenzo Colucci con Valencia Getafe 1x over 1,5 a 1,67, Foggia Cittadella 1 a 2,71. Poi abbiamo Cosimo Colucci con Empoli Frosinone 1x over 1,5 a 1,46, Atalanta Chievo Verona over 2,5 a 1,55. Christian Fox non ha pronosticato nessuna partita, dunque non parteciperà a questa seconda fase del gioco del Club della Scommessa numero 10. Successivamente abbiamo Nicola Di Staso che ha pronosticato West Ham Huddersfield 1 a 1,55 e Bayer Leverkusen Werder Bremen 1 a 1,61. Carbone Gianni non ha pronosticato le sue partite, dunque viene eliminato da questo gioco. Successivamente abbiamo Luigi Cafagna con Nimes Strasburgo multigol da 2 a 4 a 1,50 e Leganés Girona multigol da 2 a 4 a 1,55. Francesco Buono aveva pronosticato Paris Saint-Germain, Dijon Paris Saint-Germain, che non giocherà, non giocava ieri, ma giocherà questa sera. Dunque era una partita che non dovevo prendere in considerazione fin dall'inizio. E comunque non può partecipare, anche perché comunque il video l'abbiamo già completato e dunque non dobbiamo ancora aspettare il risultato di questa partita, dunque non parteciperà a questa fase. Si è creato questo disguido, mi dispiace, chiedo scusa, ma comunque non potrà partecipare a questa fase. Dunque si penserà a domani con il Club della Scommessa numero 11. Le partite pronosticate sono, vediamo un po', sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. E nel caso in cui tutti questi pronostici risulteranno vincenti, il premio per tutti i partecipanti sarà uno smartphone. In caso contrario, il gioco continuerà per coloro che indovineranno tutte le partite che hanno pronosticato, mentre chi non indovinerà almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Vi ricordo inoltre che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del Club della Scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!